San Donato Milanese, entriamo in camera mortuaria. Posso chiedere a lei? Dica. Senta, una cortesia, siccome c'ho mia zia che sta decedendo qui in reparto, sì, medicina, e noi siamo di Varese, sì, e non sappiamo, non siamo come di qua, com'è a fare. Lei mi può dare una mano? Allora, io qui fuori, la signora naturalmente non è ancora decedente. No, no, ma arriverà, quando sarà però il momento, arriverà, potrà venire qua, diciamo, verrà portata giù qua. Sì. Tenga presente che dal momento del decesso passeranno un paio d'ore. Ah. Quindi, cioè, dal momento che loro la portano giù, sì, vengono sempre. No, ma siccome le spiego, i miei cugini che sono sul reparto e i fratelli, la signora giovane, non si vogliono staccare, mi hanno detto: a me, vai tu lì a vedere. A sentire. Ecco. Perché noi non siamo di qua, non sappiamo neanche a chi rivolgerci. Allora, qua di fronte ci sono le due imprese del comune che fanno. Sono convenzionate con il comune di San Donato, sì, Milano, ecco. Quindi possono fare tranquillamente tutte le documentazioni loro. Lei può andare lì e chiedere a loro, io so appunto che molte persone arrivano, non sono del posto, vanno lì, chiedono tutto quello che è, le viene spiegato tutto quello che è il tipo di iter e compagnia bella. Ah, quindi lei basta che vada a una delle due e gli chiede. Ma dove le trovo? Qui fuori? Qui di fronte, sì. Aspetti, ne faccio vedere, lo porto lì, allora c'è il cancello che ce l'ha fatta qui. Poi fondono per l'ospedale. Ah. Lì basta solo che lei va lì e dice, le chiede cosa dobbiamo fare. Cosa va bene, va bene. Poi dopo uno è libero di andare. Ah, bene, bene, bene. Però, no, pensavo che loro, ho detto, ma vengo qua perché. Sì, qua, no, ma pensavo, no, allora, il discorso è questo, che purtroppo la camera, io gestisco la camera ardente, nel senso, nel momento che arriva il defunto, lo prendo in carico e poi si presenta all'impresa, dice io sono, glielo fa la vestizione, fanno tutto quello che devono fare. Ah. Io posso solo dire, qua di fronte ci sono le due imprese del comune, ah, la faccio vedere, non mi costruisco, sì, sì, certo, fargliele vedere come si trova. Certo. Là, sono del comune di Milano questo? Loro sono comunale di Milano, Peschiera, San Francisco. Non ho capito. Loro fanno, sono convenzionati, cioè il comune, sì, hanno l'appalto del comune di San Donato, Milano, Peschiera, quelle della zona, però vanno anche, si mettono in contatto anche infatti, con i comuni di Milano. E noi dobbiamo andare a Varese. Vanno anche un po' Sicilia, Calabria. Ah, va bene. Uno si rivolge a loro, poi ci pensano tutto loro a fare le varie documentazioni che devono fare. Allora, okay. Loro partono, diciamo, le imprese, oggi come oggi, tutte le imprese partono, e quando non la hanno la, diciamo, la delega, si dice. Nel senso, il parente dice sì, ok, faccio tutto lei. Sì, no, ma noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia tutto, capisce qual è il problema? Eh sì, beh, almeno non, perché sennò, essendo che poi siete anche fuori, qui non dovete correre di qua, dovete correre di là. Sì, e dopo sì, ognuno sì, è libero di andare dove vuole. Anzi. Per un attento. Il mio compito si esaurisce nel momento che le faccio vedere dove si trovano di qua. Qua sono le due imprese, la polizia, lei che deve fare. Sì, sì. Come intende. Signore, qui sono di Varese. Buongiorno. Volevano delle informazioni a riguardo, ma apparentemente che fosse. Sì, sta in medicina. Ecco, parli con loro, però non okay, comune ci pensano tutto loro. Grazie, grazie. Ci vediamo, buongiorno, arrivederci, si figuri. Buongiorno, salve. Grazie, scusi ma l'agitazione, ma no, sa, no, sono, momenti, sono momenti difficili. Allora, c'è mia zia che è in medicina qui. Io, noi siamo, veniamo da Varese, non so dove, cioè non sapevamo come muoverci. Sono andato giù in camera mortuaria perché ci sono su i fratelli e i miei cugini, i fratelli, cioè. Cioè lei dice se capita cosa dovremmo fare? Eh sì, no, ma capita perché i medici ci hanno informato che. La residenza dove ce l'ha? Varese. Ecco. E vorreste portarlo là? No, certo, certo. Ma l'intenzione è quella di fare una cremazione o di fare... No, no, funerale, guardi, è una persona... Funerale da poco, sì, dico, no, dopo la mettete giù in terra, un colombare o già un po'... Guardi, questo lo decidiamo sicuramente, no, non abbiamo ancora il posto, dobbiamo occuparci di tutto, perché va, 42 anni si può immaginare, giovane. Ah no, pensavo... No, guardi... No, lui l'infermiere qui mi diceva che voi siete del comunale, no? Sì, sì. Cioè, voi siete del comune di Milano in sostanza? No, siamo... No, lui mi ha detto... Appaltatori, sì.
Appaltatori? Ma, no, perché il Comune di Milano non può uscire qui a San Donato. Sì. Come prezzo, lei lo sa fare il prezzo, diciamo. Più o meno sì, anche sì. Se lei la mette giù per terra 10 anni c'è un costo, se invece va in colombare, no, cioè dentro il cemento, è un altro costo. Ah. L'intenzione è quella di metterla giù per terra o metterlo? Guardi, sicuramente per terra va. Per terra, allora guardi, diciamo così che noi arriviamo, facciamo il funerale, arriviamo fino davanti al cimitero senza conosciere il prezzo del comune. Certo, cioè quello ce ne occupiamo noi. Dove la mettete? Sì. Diciamo così, fare una cosa media. Ma anche dei fiori vi potete occupare tutto sì, voi? Sì, facciamo tutto, arriviamo là con tutto. Ah, ecco. Faccia il conto dal 2.500 al 3.000. Da 2.500 a 3.000, compreso il trasporto a Varese? Trasporto compreso. Ok. Adesso io non conosco niente, io ho detto la prezzo più o meno, sì, sì, più sì. O meno che conda in terra. In terra, sì. Se invece va dentro l'occhio, sì. Oppure in tomba, cioè sì. Il cemento per sì. Terra, varia sempre ad un altro 700-800 euro. Ho capito, va bene, perché va bene. Lo zinco sì, dentro sì, con una valvola posta e certo. Una cassa un po' diversa. Sì. Senta, una cortesia. Le posso, mi può dare un suo telefono con un cellulare casomai, io poi sono magari sul reparto, sì, la sì, posso... No, ma poi anche per la vestizione eccetera, qui pensiamo noi. Ci pensate voi o l'infermiere, a chi lo facciamo? Qui, i vestiti ce li portate qua. Ah, qui? Sì, perché là non c'è l'infermiere che veste. Ah. Se portate a noi, andiamo giù a vestirlo, la mettiamo nella cassa e mettiamo su un coperchio frigo, in modo sì. Che lo conserva fino a che andate via. Sì, sì, sì. Che oggi è venerdì, sì. Domani è sabato, sì. Ma penso che è pomeriggio. Andremo lunedì, Ah, ok. Se succede oggi. Sì. Ok, lei c'ha un cellulare lì? Sì. C'è quel numero qui, c'è sempre sul numero di trasferimento. Ah, ecco, quindi se chiamo, sempre. Anche se lei non ci questo fosse, grosso. Questo grosso. C'è il cellulare diretto. Mio figlio, ah, ecco. Va bene, senta, io la ringrazio molto. Niente, non preoccupatevi perché basta darci i dati a noi sì. Con una carta d'identità. Sì, basta, tutto lì. E poi vi occupate tutto voi. Sì. Là prendete il posto dove metterlo che noi non possiamo certo, farlo certo. Perché va bene. Deve andare un familiare a dire al comune la mettiamo per terra, cosa sì. Costa? Sarà 100-150 euro. Noi. Sì, sì, va bene. Va quello bene. Che può essere. Va bene. Va bene. Senta, grazie molto. Niente, grazie. 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 Buongiorno, arrivederci. Che succede anche? Grazie, Prego. Grazie. In questo caso, l'infermiere ci ha accompagnato, lo vediamo lì, via, direttamente dall'impresa di pompe funebri. Fabiano Manzi, associazione CSRA che chiusura, ospedale San Donato Milanese.